Allora, piccola pillola di Unity e GVR. Molti di voi, alcuni di voi hanno provato a fare tutto questo progetto del visore con Android e hanno visto che quando facevano il play si vedevano praticamente solo l'ombra, non si vedeva il cubo. Come mai questo? Il motivo è dovuto al fatto che nonostante che la camera sia lì, se voi cliccate sul player, il player vedete che è impostato in centro al cubo e questo è quello, il punto in cui viene fatta la ripresa dentro. Per riuscire a fare in modo tale che la camera veda esattamente, quindi vedete che quando clicco qua sono sulla camera e sembra che sia giusta, ma la camera deve essere allineata al player. Quindi il modo più semplice, l'ho fatto vedere nei video, è quello di cliccare la camera e di resettarne il dunque andiamo sempre sul rispetto della camera e poi qui facciamo il reset. A questo punto, quando la camera è dentro, dovete cliccare sul player, attenzione, e poi spostare praticamente il player che sposterà anche la camera. Di conseguenza, se voi avete anche la visuale del game attiva, questa, vedrete che si vedrà cosa vede il gioco, perché game è quello che ci dà la cosa giusta. Nel caso potete staccare questa icona e metterla magari, non so, mettiamola qua, ok? In modo tale che quando spostate la camera riuscite a vedere bene qual è l'inquadratura, cioè normalmente cliccando la camera vi fa vedere l'inquadratura qua. Però poi per spostarla, se voi la spostate da qua, inesorabilmente tornate al problema originale. Quindi l'unico modo per fare le cose fatte bene è cliccare sul player e poi spostare. Vedete che spostando il player si vede chiaramente nel game cosa si vede. A questo punto adesso faccio il salvataggio, facendo il play di questa cosa qua, vedete che vediamo tranquillamente il nostro cubo che gira. Quindi questo è importantissimo, mi raccomando di fare attenzione che la transforma della camera sia sempre 0,0. O comunque qui, vabbè, non è proprio 0, ma è poco discosto, perché cambiando può cambiare qualcosa. Dopodiché invece lavorate sempre solo sul empty object, questo qui che abbiamo chiamato player. È tutto.